Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La guerra truffa contro le province. Il governo Monti ha dichiarato guerra all'ente provincia, danneggiando i cittadini e creando confusione istituzionale. Il governo Letta ha tentato di colpire le province, persino inserendo la questione nel decreto sul femminicidio. La Lega Nord denuncia: è una guerra truffa contro il territorio. Io credo che il tema dell'abolizione della provincia sia uno degli esempi più tipici della scarsità del dibattito politico di questo paese, perché prima si è detta di abolire, poi si è detto di prorogare, poi si è detto di commissariare, poi si è detto di derogare, poi si è detto di creare l'ente di area vasta che di fatto è per definizione già la provincia, quindi stiamo parlando del nulla. Nel frattempo cosa succede? Non vengono fatti gli investimenti a favore del territorio, le strade di montagna, di collina gestite dalle province rimangono chiuse, non viene investito nella sicurezza stradale, non viene investito nella sicurezza scolastica, non viene inserito nella sicurezza ambientale, non vengono fatti i controlli e così via. Grazie. Ma no, un secondo, ci tengo, Presidente, me lo conceda 15 secondi in più. La cartina tornasole di tutto questo grande bluff è che nessun sindacato si è mosso alla difesa dei lavoratori della provincia. La strumentalizzazione fatta sull'ente provincia ha provocato cosa? Che il governo Monti spending review non ne ha fatta, ha utilizzato quell'ente solo ed esclusivamente, anche aiutato dalla comunicazione generale di massa, per dire che i veri sprechi erano lì. Io non scendo nel dibattito futuristico tra province di secondo livello, che tipo di aree vaste, province, commissariamenti e non commissariamenti. Dico che quel decreto fatto dal governo Monti ha provocato due cose. La prima, non c'è stato un risparmio di spesa pubblica. La seconda, i cittadini hanno perso un rapporto diretto con gli amministratori provinciali, visto che in alcuni casi non ci sono più. E la terza è che quel decreto è stato un errore, perché così ha detto la Corte Costituzionale. Grazie. Mischiare un provvedimento sul quale la maggioranza e il governo hanno fatto sicuramente hanno posto un accento importante, segnalandolo quasi come fondante della loro attività, con tutta un'altra serie di temi che col femminicidio non c'entrano assolutamente nulla. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.